Allora, proprio per in considerazione mi hai dato un ottimo gancio, perché voi andate a scuola, i genitori parlano, i professori parlano, c'è un momento in cui invece illustramente sottolinea il fatto che l'adulto si deve mettere all'ascolto, perché ascoltiamo poco sia i bambini, i giovani, eccetera. Quindi generalmente succede che le attenzioni dell'ascolto, voi ascoltate poco i genitori o i professori, e vicendevolmente spesso se voi parlate, se i giovani parlano, non vengono ascoltati. Questa è una carenza, è una pecca, e dobbiamo fare un po' tutti l'esame di coscienza, fermo restando appunto che il motivo per cui ci stiamo incontrando oggi è la rettitudine, la correttezza, l'amore verso gli altri, l'onestà e tutte quelle parole che sono state seguite comunque dai fatti che noi ritroviamo nella vita del generale della Chiesa. Allora noi questa seconda parte della mattinata la dedichiamo proprio all'ascolto e abbiamo dato l'incarico a un giovane poco più grande di voi, che è Emanuele Armando Corona, di rappresentare il suo pensiero rispetto al tema che trattavamo stamattina. Lui è uscito da scuola da poco più di un anno e mezzo e quindi ha vissuto la vostra città, è nato nel 2003. Quindi sentiamo la sua testimonianza, dopo che appunto abbiamo parlato noi, diamo la voce prima di introdurre poi quello che è l'ambito artistico con appunto i nostri ospiti, sentire quello che è la coscienza di un giovane palermitano. È un discorso breve, quindi non ci impiegheremo molto tempo, anche perché è già tardi. Un individuo degno di ammirazione per i suoi atti fuori dall'ordinario. Eroe. Ogni persona di ogni generazione ha avuto degli eroi. Spesso i più anziani guardano con fare sprezzante i beniamini dei loro figli, e spesso i figli sottovalutano i beniamini dei più anziani. Ma indipendentemente dall'età, ognuno di noi è cresciuto con le storie dei suoi eroi. Essi fossero di finzione o reali, non importa. Achille, Nemo, Luke, Jesse, Owens, Freddie Mercury, Banksy, sono tutti accomunati da qualcosa e non è solo compiere azioni straordinarie. Ci hanno colpito. La loro storia, a prescindere dall'età che avevamo nel momento in cui l'abbiamo scoperta, ci ha impressionato. Alla fine sì, andare 20.000 leghe sotto i mari è un atto lodevole, ma l'azione in sé non è ad affascinarci. È il viaggio che ci emoziona, un viaggio seppur bello non sarebbe tanto emozionante senza il giusto protagonista. La sua invidiabile determinazione, la sua inestinguibile curiosità, il suo inarrestabile coraggio, ma anche se non fosse invidiabile, inestinguibile o inarrestabile, anche se è ordinario in ogni cosa, può comunque essere un eroe. Magari il percorso che ha formato il suo carattere, il modo in cui pensa o si comporta, la morale che lo guida e di conseguenza, se non importa l'evento, le sue ineccepibili caratteristiche fisiche o l'elevato piano morale, restringendo il campo, ognuno può essere un eroe. Distinguersi nella propria storia, raccontarla, tramandare un insegnamento, venire ammirati per qualcosa che non si immaginava neanche essere rimarchevole in primo luogo. Sono sicuro che molti dei martiri che ad oggi celebriamo non amerebbero essere definiti eroi, ovviamente, ma ovviamente per questo lo sono. Perché facevano il loro dovere di cittadino, o di ufficiale, o di persona, quando è arrivato il momento, e perché la loro storia, che possiamo aver vissuto in prima fila o recuperato dopo i titoli di coda, ci ha colpito. E lì abbiamo scoperto quanto erano incredibili e lì abbiamo scoperto quanto erano ordinari.